Nel Settecento, molti uomini di cultura si convincono che le coscienze continueranno a moltiplicarsi e che le condizioni di vita dell'umanità potranno rapidamente migliorare. La storia per queste persone appare come un percorso verso l'incivilimento e vedono quindi nella ragione lo strumento e la guida lungo questo cammino. Quindi solo la luce della ragione e il suo uso critico possono illuminare le azioni degli uomini e quindi li possono strappare dall'ignoranza e dalla paura, in questo modo conducendoli verso il benessere e la felicità. Da queste convinzioni nacque quindi un movimento di idee che prese proprio il nome di Illuminismo, proprio per la volontà di illuminare le menti umane. Sorse in Inghilterra, ma si sviluppò soprattutto in Francia. Fu un movimento di élite, quindi che coinvolse solo un gruppo ristretto di persone ricche e colte, che appartenevano alla nobiltà e all'alta borghesia. Il bersaglio principale della critica degli illuministi erano le norme della politica e della religione, poiché queste diffondono superstizioni e fanatismo e sostengono le tirannie. Gli illuministi esaltavano la tolleranza, quindi comprendere le idee, credenze, usanze diverse dalle proprie. Condannavano la caccia alle streghe, la guerra, la tratta dei neri. Alcuni si proclamavano atei, negavano cioè l'esistenza di Dio, altri invece erano deisti, cioè credevano in un essere supremo, ma non riconoscevano l'autorità della Chiesa. Fra le persone colte, le idee illuministe si diffusero ripetamente per mezzo di libri, giornali, e per leggere giornali, discuterli e commentarli, intellettuali e uomini d'affare si davano appuntamento nei caffè, cioè locali alla moda che stavano moltiplicandosi in tutte le città. Invece agli artisti, ai letterati, ai filosofi, le signore della buona società aprivano i loro salotti. E qui si leggevano le ultime novità letterarie, si faceva musica, cioè si ascoltavano solisti e piccoli concerti, si eseguivano esperimenti scientifici e si discuteva degli argomenti più vari. Caffè e salotti contribuirono alla nascita dell'opinione pubblica. L'opera più importante realizzata dagli illuministi francesi fu la pubblicazione di una enciclopedia, cioè una raccolta di tutte le conoscenze umane in campo scientifico, artistico, tecnico, storico e letterario. Questa enciclopedia venne realizzata dal 1751 al 1772 e venne realizzata da un gruppo di studiosi diretto da due maestri dell'illuminismo, Diderot e D'Alembert. Questa grande opera venne realizzata in Francia e riportava quindi tutte le nozioni allora conosciute in ogni campo del sapere ed era composta da 28 volumi di grande formato e 11 erano di illustrazione.